Inaugurazione Maddalena, facciamo bicchiere del benvenuto. Fra poco. Fra poco. Guardalo il mio amore. Chi è il tuo amore? Fausto Ciarappa. Guarda che se non c'era lui non avevamo quasi nessun talent. Come li chiamano, veramente. Volete buona foto? Sì, e lui? E lui Maddalena? E lui? E lui Cristiano Caccamo. Certo. Allora qui hai la fiction televisiva da quale è nata lui, Esatto, la loro da quali è nata l'idea di farli venire qua? Praticamente era un posto al sole con Violante Placido. Da là è nata tutta l'idea di farli venire su e di farli congelare. Io ti aiuto volentieri, ti voglio molto bene. Bisogno di una mano, e di un fatto affettivo lo faccio molto volentieri. Dunque, c'è una cosa molto importante questa sera, c'è un corto speciale di un grande del cinema italiano che purtroppo è morto il 19 gennaio, è mancato Ettore Scola. Lui ha fatto un corto nel 97 che si intitola 1943-1997 e abbiamo in sala il produttore Giorgio Leopardi che invitiamo a salire sul palco. E dunque sono 10 corti d'autore, no? Lei ha prodotto i 10 corti. Sì, ho prodotto i 10 corti e devono essere 10 corti che dovevano andare davanti ai film italiani. E c'era allora il ministro Veltroni e io e lui mi ha lasciato a piedi, ho dovuto fare un film anziché metterli davanti. Poteva essere una cosa molto interessante perché oltre a questi 10 stavo producendo i corti con Benigni, tutti questi. La legge non è passata, allora ho unito i 10 corti, ne ho fatto un film e ho chiuso Venezia. Armando Trovaioli, e invece le scenografie sono? Guarda, non mi ricordo. Non si ricorda più? Allora io ho fatto, di un altro grande del cinema italiano, Luciano Riccieri. Vabbè, è una storia molto attuale perché si tratta comunque di persone che fuggono, che si devono proteggere, quindi i migranti oggi sono... Ti dico solo questo, quell'anno lì al festival il corto di Scola era ritenuto meglio di tutti che era stato presentato. Beh, infatti io l'ho visto in anteprima perché chiaramente dovevo sapere di che parlare. Un vero amico e no, diciamo bellissimo. L'applauso... 8 minuti dura, 8 minuti. No? Corti devono essere corti. Sono d'accordo, sennò che corto, è la capacità di narrare in tempi molto brevi. Chi fa la via di mezzo non ho mai capito niente. Colloqui risulta la perfetta identità di vedute circa la situazione creata dalle schiaccianti vittorie delle potenze del tripartito. Ulteriore condotta della guerra da parte delle due nazioni nel campo politico e militare e la ferrea decisione di assicurare la vittoria definitiva con tutti i mezzi di cui esse dispongono. Maddalena Maineri, creatrice di questo meraviglioso festival che si chiama Cortinametraggio, nato 11 anni fa e che lei ha tirato su Mollichella, è vero? Come se fosse meglio di un figlio e che ora è la presidente di questo cortinametraggio. Allora, Maddalena, com'è passata? La prima serata l'abbiamo varata al Teatro Eden, secondo me è andata benissimo, mi sono vista anche tutti quanti i corti, molto carini. E parlici tu della serata.
Io credo che come prima serata sì, in effetti sia andata molto bene, abbiamo visto veramente dei bei corti, la slitta è molto bello, luce ancora più bello, insomma veramente dei bei cortometraggi. È andata, adesso siamo qui al Grand Hotel Savoia, che ovviamente dove tutti i nostri ospiti possono avere almeno una pasta veloce prima di andare a dormire, pronti per la giornata di domani. Domani andranno molti a sciare, poi avremo il pomeriggio che sarà molto interessante perché vedremo questo meraviglioso museo che c'è a Cortina, che è il Museo Rimoldi, quindi faremo il tè al museo. E poi la sera ricominceremo di nuovo con tutta la kermesse di corti, di web series, e vedremo degli eventi speciali molto particolari. Il premio anche dato a un ragazzino giovane, Marco Aliano, che ha vinto il premio per il miglior backstage durante la Barcolana, questa regata meravigliosa che viene fatta a Trieste, e lui ha realizzato questo backstage. Quindi uniremo anche un po' il mondo della vela al mondo del corto, al mondo del cinema, e faremo sempre vedere come i giovani talenti che crescono, e questo è un ragazzo che penso vorrà continuare in questo mondo, perché tutta la settimana vuole avere i migliori contatti possibili per poter crescere e conoscere e capire che cos'è il mondo del cinema italiano. Grazie Maddalena, e tutto il meglio, veramente tantissimi auguri per il tuo splendido festival. Speriamo che vada avanti, è ancora una settimana e quindi siamo solo all'inizio.